Sono contento oggi perché abbiamo affrontato una squadra che, come io avevo detto prima di questa partita, era una squadra che era in un gran momento di forma, che ha aggiunto giocatori importanti come Allegretti e Hamilton rispetto alla partita di andata, che veniva da quattro vittorie consecutive, da cinque delle ultime sei, con un rollino che era pari a quello nostro, che era abbastanza stupefacente. Una squadra atletica, una squadra che nel primo tempo si è visto giocando una pallacanestro noi un po' vogliosa ma troppo nevrotica, ha sostanzialmente segnato da tutte le parti, chiaramente un po' per demerito nostro perché siamo stati molli in certe situazioni che poi sono diventate invece l'arma in più nel terzo e soprattutto nel quarto periodo, però per grandi meriti loro che hanno in una partita che corre su e giù per il campo, possono spendere dei giocatori che hanno un atletismo superiore al nostro. Grande talento e lo si è visto. È chiaro che poi all'intervallo io mi sono messo là un po' a urlare più che a dire quello che bisognava fare. Sto poi è chiaro che siamo rientrati con la stessa voglia, ma con un briciolo di energia in più e dopo aver fatto le prime due o tre azioni in attacco, ancora troppo prendi e tira senza passare la palla. Abbiamo cominciato a muoverla sui pick and roll, a metterla dentro e quindi il ritmo della gara, pur mantenendosi elevato, si è comunque un po' abbassato e questo chiaramente ha prodotto la possibilità quantomeno di provare a difendere a difesa schierata, ecco sostanzialmente, perché tirando fuori equilibrio a volte abbiamo lasciato troppe situazioni di sovrannumero che giustamente Ferentino ha punito con chirurgia direi precisa. Niente, credo che oggi c'è da essere soddisfatti perché, voglio dire, se facciamo, come dicevo prima, una classifica delle ultime 10 giornate, Ferentino non è al decimo o undicesimo posto in classifica. Quindi sarà una squadra che credo abbia le potenzialità per far girare le scatole a tanti altri. E quindi penso che ci sia da essere soddisfatti della vittoria e del nostro secondo tempo. Ma sì, sai, lui ha una tecnica individuale di un giocatore esterno, avendo la fisicità di un giocatore quasi interno. E quindi è chiaro che nel matchup con Martinoni all'inizio ci ha messo in difficoltà. Peraltro poi Martino è stato bravo comunque a provare a difenderlo dopo, nel senso io nonostante che Franco fosse partito con un quintetto particolare, all'inizio ci ho tenuto Ferrero che è andato bene, poi appena si è abbassato DeRoy James mi è andato contro i miei quattro, onestamente sì, ci ha fatto del male, ma non è stato l'unico, anche perché al di là di un paio di situazioni chiare a difesa schierata, le altre volte era nel suo campo di battaglia, che è il campo aperto dove lo spazio si allarga e lui con la fisicità e l'atletismo che ha chiaramente mette in difficoltà chiunque, insomma, non solo il suo diretto marcatore. Avevamo provato a stargli un po' più vicino, ma quando l'ha data via prima Parrillo, poi Hamilton hanno subito segnato da 3 punti, quindi cioè, loro hanno fatto una partita nei primi 2 quarti di livello eccellente sotto questo punto di vista, con delle complicità nostre, però chiaramente dopo ci abbiamo messo qualcosa in più, però l'avete visto, la partita era una partita dura, io l'avevo già previsto. Di positivo c'è che comunque abbiamo potuto rimettere dentro Green per una quindicina di minuti. Di positivo c'è che Butkevicius in una battaglia di corpi e di atleti oggi è uscito con 22 punti e 18 rimbalzi. Insomma, di cose positive ce n'è molte. Riprendendo a passarsi la palla, insomma, siamo stati meno prevedibili di quello che non eravamo stati nei primi 2 quarti.
Sì, lui è molto indietro, sinceramente è ancora lontano dall'essere il giocatore che era prima, ha la stessa cattiveria, però magari mi aspetto che in qualche cosa cioè sicuramente dovrà migliorare la condizione fisica, atletica, la forza. Adesso mi aspetto da lui, oggi aveva grande voglia di rientrare. Non sarà al 100% neanche a capo d'Orlando, però magari potrà approfittare di questo periodo per provare a fare anche qualcosa di diverso e che potrà essere utile a lui per la sua crescita individuale e alla squadra. Casper, onestamente, oggi quando ha visto che comunque sia la loro aggressività lo portava fuori, ha cominciato a muovere la palla. E nelle volte poi si è rigiocato sul movimento di palla l'uno contro uno e stava molto bravo a attaccare le chiusure con gli scari sia dentro che fuori. Voglio dire, ha finito lui con 13 assist, l'altro con 18 rimbalzi, che abbiano fatto la partita. Io gli ho concesso, non lo faccio neanche mai o quasi mai, anche un minimo di riconoscimento alla fine, dandogli un cambio a 3 secondi dalla fine. Mi sembrava giusto riconoscere anche a loro due una gran partita che peraltro abbiamo fatto di squadra, non individuale. A Simone ci ha messo energia, quella che non aveva messo nel primo tempo, ma un calcio, una botta, ci ha sbattuto credo un Guarino con Hamilton che penetrava, ma niente di che, diciamo che era nel posto giusto, ecco, voglio dire, se sbatti lì vuol dire che sei nel posto giusto, prima non c'era mai e invece poi c'era, e quindi va bene così. No, no, io l'atteggiamento l'ho ritrovato dal primo allenamento, non è che l'avevo perso, semplicemente forse sono stato anche capito male, nel senso noi, peraltro Bologna era più 20 a capo d'Orlando l'altro giorno, voglio dire, quindi non è che noi siamo andati a perdere a Bologna, avete perso a Bologna, sono terzi in classifica, un motivo ci sarà, è chiaro che tutti partono dalla sottostima di un roster che in realtà non è così scarso come loro dicono di avere e gli altri dicono che sia, e quindi va bene, nel senso, cioè, ce la prendiamo. Cioè, voglio dire, con tutto il rispetto, non abbiamo perso l'ultima in classifica. No, ma io Ecco. discuto della sconfitta che ci può stare, della Perfetto. prestazione che mi La sembrava prestazione, sembrava. quello che non mi è piaciuto, è stato sinceramente vedere, cioè, anche sentire che qualcuno dice eravamo meno affamati di loro. Cioè, io oggi nello spogliatoio sono arrivato, ho vinto la partita, gli ho detto né bravi né altro, ho detto guardate, facciamo così, da oggi noi facciamo un patto. Tutte le interviste che fate dovrete riconoscere, d'ora in avanti, gli altri hanno più talento e sono più forti e sono più bravi e noi siamo giocatori di cacca, ma se riconoscete che gli altri hanno più fame di noi c'è qualcosa che non va. Noi dobbiamo sempre avere più fame degli altri, poi gli altri ci supereranno, perderemo un sacco di partite qui alla fine, però non per quello, per altri motivi.